E bentornati sul canale Deal Games Italia, sono Gwendolyn e oggi continuiamo a giocare a Baldur's Gate Enhanced Edition. Eravamo arrivati a Nusk, abbiamo sconfitto il primo nemico di Nusk, diciamo così, una cacciatrice di taglie che ci aspettiamo nella locanda, e ora dovevamo esplorare un pochino la cittadina. In più siamo molto vicini a comporre il party a cui voglio arrivare. Non ci siamo ancora del tutto, però diciamo che possiamo... Preparatevi a dire addio a tre dei nostri attuali companion. Per il quarto ci metteremo un po'. Comunque, una cosa che ho cercato di fare tra una puntata e l'altra, diciamo, di questo Let's Play è di ripristinare i filmati originali. Non sono riuscita a farlo manualmente, ma ho trovato un mod che lo fa. Quindi, siccome ci siamo persi, diciamo, il filmato di Nashkel, ve lo faccio vedere adesso. Vedremo anche quelli che ci siamo persi nelle aree, insomma, in cui siamo già stati, in sostanza. E quello di Beregos, per esempio, è stato completamente tagliato. Quello della locanda del braccio amico, ovviamente, non l'abbiamo visto. Diciamo che questi li rimetterò manualmente, però tutti gli altri dovrebbero invece sbloccarsi automaticamente, esattamente quando si sbloccavano nel gioco originale. Vediamo adesso quello di Nashkel e torniamo qui tra 2 secondi. A fine day, dear. Oh, did you remember to wash your face? I did now. E rieccoci. Vedete che era molto più carino della versione che hanno messo nell'Enhanced Edition. Tra l'altro ci siamo persi quello di Beregost, perché io ero convinta Beregost non avesse un video, invece ce l'ha. E quindi magari lo rivedremo quando ripasseremo da lì. Comunque, adesso possiamo esplorare appunto Nashkel. Un attimo indecisa, perché mi sa che nessuno di noi ha incantesimi, vero? No, tu ce li hai. Nature Tu servant ce li hai, awaits. vabbè. Cominciamo a esplorare il tempio di Helm. Ok, I'm an orc. If you're sure that's what you want. Esplorare è una parola grossa in questo caso. Ah, intrepid Ah, adventurers. intrepidi avventurieri che bussano alla nostra porta. Helm sorveglia tutti i reami, mentre i suoi servitori sono a vostra disposizione. Colui che vigila è pronto a curare i vostri mali, distogliendo in questo modo l'inflessibile sguardo della grande guida. Dietro una donazione adeguata, naturalmente. Solo per dimostrare la nostra buona volontà reciproca, capite? Ce ne frega una mazza. Helm veglia su di voi e sul nostro povero fratello perduto, Brage. Non si potrebbe trovare un miglior capitano della guardia in questa parte dell'Ann. Che strano cambiamento per uno così devoto come lui. In genere una persona non cambia così drasticamente senza un aiuto nefasto. Se ci fosse un influsso malvagio su di lui, forse la dura giustizia militare verrebbe placata. Non troverà nessun rifugio alla guarnigione, ma se venisse al tempio, beh, non dovrebbe pagare le sue colpe con la vita. C'è qualcosa in cui possa aiutarvi? Questo ovviamente è una quest che abbiamo appena preso, perché lui ce l'ha proprio lanciata addosso come... Così, come una gragnuola di sassi. Vabbè, in questo momento non credo ci serva qualcosa. Non mi ricordo quante pozioni abbiamo, onestamente. Possiamo vendere qualcosa. Non a lui. Lui evidentemente non ha voglia di acquistare cose. Penso che abbiamo abbastanza pozioni. Lui non ne ha, però vabbè, insomma. Possiamo accettare questa cosa. Allora, questo cimitero è abbastanza divertente, anche se non tutte le battute rendono in italiano, secondo me. Però questa è carina. Nacque a Nashkel, crebbi a Nashkel, e ora qui giaccio, morto a Nashkel. Comunque, a noi interessa una tomba in particolare che in questo momento vedremo solamente di sfuggita, che è quella di... Sotto la pietra, coperto da un manto, giace Mark D, congiunto con pianto. Il 23 di maggio egli sorrise e a mordersi la lingua, poi si mise. È apparso questo tipo che ci dice: Non farlo mai più, o scatenerai la mia ira. E noi gli obbediamo per il momento perché. Perché sì, perché ve lo dico io. Parliamo con Oblek.
No, non dire un'altra parola. Non penserei di farti aspettare nemmeno un secondo per la tua giusta ricompensa. Quando il consiglio mi ha detto di aver ingaggiato Greywolf per liberare le foreste dal bandito Tonquin, sapevo che avremmo potuto aspettarci una rapida giustizia. Non avrei mai immaginato un successo così immediato, ma chi altro potrebbe procedere a lunghi passi nella città con uno sguardo come il tuo? Accetta questa modesta somma di 200 monete d'oro e anche un grazie di cuore da tutta Nashkel. Ora, siccome noi siamo delle persone per bene, rispondiamo... Sì, lui sarebbe Greywolf, è proprio lui, nient'altro che Greywolf in persona, prenderà la ricompensa perché, per quello che ha fatto, è Greywolf e se la merita, grazie. Perché sì, ragazzi, perché sì. È bello fare affari con te, Greywolf, non esiteremo a chiamarti se verremo a conoscenza della presenza di qualche altro furfante. E io ero sicura che questo ci avrebbe abbassato la reputazione, ma non l'ha fatto. Dobbiamo trovare modi per abbassare la nostra reputazione. Credo di averlo già detto, ma ne abbiamo bisogno perché se il party che io voglio tenere è più o meno neutrale slash malvagio, abbiamo bisogno di non avere la reputazione troppo alta. Comunque, qui c'è la guarnigione. Allora, io volevo tra l'altro vedere una cosa. Noi abbiamo diverse cose da identificare, credo, o forse solo una. Però lo faremo tra un po'. No, questo l'abbiamo identificato. Lo faremo tra un po', perché prima... insomma, voglio fare tutta una serie di acquisti grossi, senza andare ogni due minuti dal negoziante. Ehi tu, chi ti ha dato il permesso di entrare? Questo posto è riservato ai membri delle forze dell'AM. Le piccole mocciose come te non sono benvenute qui. Avanti, fuori di qui, prima che ti debba prendere a calci nel sedere. E noi rispondiamo la 2. Chi diamine credi di essere per poterci maltrattare? Non credo che tu sappia con chi hai a che fare. Chiudi il becco e sparisci prima che ti facciamo del male. Ah, scusami per averti urlato contro. Non intendevo offendere. Ora me ne vado, d'accordo? Diciamo che questo è... anche abbaia non morde. Allora, io non so se possiamo guardare qui dentro, però io ci provo. Ovviamente è tutto chiuso. Oh, uffa... Stand away, citizen. Ti posso dare 200 monete d'oro e anche questo avrebbe dovuto abbassarci la reputazione e non l'ha fatto, perché? Allora, qui non possiamo rubare nulla. Carichiamo. Fuori. Ragazzi, ce la potete fare, su. Ragazzi. Ok, questo è Minsk. Adesso io salvo e interagiamo con Minsk, ma ve lo dico già, caricheremo la partita. Sono d'accordo, Bo. Sembrano amichevoli. Salute! Noi siamo Minsk e Bo. Siamo giunti da lontano per esplorare questa terra, ma... Dina cosa la chiamo. La mia protetta è stata rapita. Sono stati gli Ignol. Quando li avremo trovati, inculcheremo loro il buon senso a forza di botte finché non la rilasceranno. Accompagnateci. E i bardi canteranno le gesta di Minsk e Bo e dei loro amici. Noi diciamo: chiedo scusa, ma stai parlando a un roditore? Bo è il mio fedele compagno animale, ed è più di quel che sembra. Allora, noi rispondiamo: non è un mio problema, non rischierò la pelle per la vita di una sconosciuta, perché io non voglio portarmi Minsk dietro. Però, ve lo dico, lui è uno dei companion più iconici della serie, è divertentissimo, e quindi vi consiglio di portarvelo dietro se è la prima volta che giocate. In particolare ve lo consiglio in realtà se giocate Baldur's Gate 2, perché con lui c'è una scena bellissima una volta arrivati all'Isola dei Pirati, quindi portatevelo dietro. Però noi non lo faremo. Adesso lui ci dice: lasceresti soffrire un innocente senza nemmeno muovere un muscolo? E ci attacca. Che era esattamente quello che non volevo succedesse, perché posso ancora accettare che lui muoia, ma il povero Bo non può morire. E anche se possiamo immaginare che dopo averlo ucciso Bo è scappato ed è libero nella foresta, non voglio rischiare, quindi noi carichiamo la partita. It's in the bag. E lo lasciamo lì. Tutto questo strada per andare a questo barile vuoto. Allora, Nashkel
non è del tutto occupata, nel senso che c'è tanto di vuoto in Nashkel e mi... Allora, mi pare di ricordare che forse però non è qui, forse è qui che c'è quello che mi ricordo io. Sì, mi sa di sì, perché qui c'è troppo poca roba, c'è troppo poco spazio. Comunque, una cosa alla volta si fa tutto, venite. Piccolo laghetto. Qui cosa abbiamo? Una casupola. Mi pare che questa è una casupola di un normale cittadino di Nashkel. Infatti è chiusa. Possiamo provare a entrarci. Ma mi ricordo che la gente di Nashkel è molto più antipatica di quella di Beregost. Salve, potreste fare piano? Mia madre dorme e non voglio che si svegli. Di cosa avete bisogno? Hai qualche informazione sulle miniere? Tutto ciò che so sulle miniere è che gli uomini continuano a sparire dentro quelle dannate profondità. Mio marito è un minatore, ma non torna a casa da decadi. Questo decadi mi ha molto confusa. Perché nel mio cervello, decadi... è un termine strano. Io non so, questiono questo termine perché mi fa sempre fermare e domandarmi in che senso da decadi, da decine di giorni. Vabbè, forse potremmo darti una mano. Stiamo pensando di esplorare le miniere. Descrivici tuo marito, magari lo vedremo. Ha i capelli neri, gli occhi azzurri. Oh, dannazione, così non lo riconoscerete mai. Si chiama Joseph. O Joseph, e porta la fede sulla mano destra e un anello di nefrite. Va bene, non facciamoci sgamare di nuovo. Forse ricordavo male, forse gli abitanti di Nashkel non sono poi così antipatici come credevo. Allora, non parliamo ancora con lui. Questo mendicante, lo vedete? Questo, mi pare che ne abbiamo già incontrato uno, ma in ogni caso poi vedremo i minatori che sono più o meno tutti fatti così. La scarsità di ferro mi ha fatto chiudere il negozio. Mi daresti una moneta almeno finché non mi rimetto in sesto? E io te la darei pure, ma non te la posso dare. Comunque, quando giocavo da piccola, questo omino, cioè questo, come si chiama, questo sprite, questo modello, non lo so, questo personaggio, mi inquietava moltissimo perché è praticamente nudo, gli si vedono le costole e vedete come ha la gabbia toracica proprio... Mi faceva molta impressione. E poi parla così, cioè è proprio... Avete presente l'immagine del bambino poverino che fa tanta pietà? Ecco, lui è il mendicante poverino. Allora, questo è Volo. Per chi non lo conoscesse, è un personaggio dei Forgotten Realms. Si chiama Volostamp Geddarn. Mi rendo conto che ho serie difficoltà a pronunciare i nomi dei personaggi perché una parte dei personaggi di questa ambientazione si pronuncia all'inglese, un'altra parte si pronuncia alla tedesca. E io sono molto confusa. Comunque io l'ho sempre chiamato Volothamp Geddarm. Geddarm? Non lo so. Comunque sia, sono state pubblicate... mi pare due, ma non vorrei darvi un'informazione sbagliata. Una sicuramente guida di Volo ai Forgotten Realms, specificamente quelli che vediamo in Baldur's Gate. C'è sicuramente la guida di Volo per Baldur's Gate 2. Credo ci sia anche quella per Baldur's Gate 1. E ovviamente sono test interessanti solo per chi è particolarmente appassionato dell'ambientazione, però è una cosa che ho sempre trovato carina. Comunque, Volo ci fa un poema, ci dice: salute, amica viandante. Vedo dal tuo modo di vestire che sei una forestiera. Siediti per un po' con me e goditi l'atmosfera di questa bella fiera mentre richiamiamo alla mente racconti di terre sempre più lontane. Ho vagato per Faerun in lungo e in largo, ma devo ancora trovare un'ospitalità come questa. Faerun. Oggi dubito di tutte le mie pronunce. L'ospitalità di una semplice festa di campagna. Quale festa, Volo? Quale festa? È un peccato che le celebrazioni siano state turbate dai recenti eventi, ma la gente reagisce con un sorriso impavido, non è vero? Sembri confusa. Allora forse non sei a conoscenza dei guai del posto che continuano a travagliare la gentilissima gente di Nashkel. Non sono confusa, Volo, me ne hanno parlato 800 persone.
Se sei appena arrivata, prestami l'orecchio. Potrei, per il prezzo di una birra, raccontarti quello che so. Vuoi che ti parli delle difficoltà alle miniere o vuoi sapere qualcosa dello sfortunato comandante della guardia? Qui purtroppo il problema è che non possiamo effettivamente dargli soldi e secondo me sarebbe stato carino dargli un 3 monete, 5 monete per il raccontino, tanto a noi non avrebbe cambiato niente. Comunque gli chiediamo delle miniere perché è lì che saremmo in teoria diretti. Si è diffusa la notizia che lungo tutta la costa della spada, dai picchi delle nuvole a Baldur's Gate, il commercio sia stato messo in ginocchio dalla carenza di ferro. I banditi, a quanto pare umani e semi-umani, i poveri hobgoblin, assaltano le carovane, mentre il metallo che arriva a destinazione diventa fragile e inutile dopo la fusione, afflitto da una strana piaga che corrompe il ferro. Come se questo non fosse già motivo di preoccupazione, la produzione delle miniere di Nashkel è crollata. Questa contrazione viene attribuita alle agitazioni degli operai. Misteriose sparizioni di diversi minatori hanno messo in stato di allerta tutta la zona, dove gli equilibri potrebbero oscillare da una parte o dall'altra. Qui possiamo insultare, cioè dirgli: ho appreso le stesse cose ascoltando le dicerie che girano per strada. La tua storia è solamente una versione più prolissa. No, però noi gli chiediamo del capitano di guardia. Lasciami finire il bicchiere, dopodiché potremo continuare fino alle ore piccole a raccontarci le nostre storie. Vabbè, devo ricliccarti. Ho saputo che il comandante Brage della guardia dell'Amn è scomparso da qualche decade in seguito... Vedete, da qualche decade? Non è strano? Capisco che forse non avevano il concetto di settimana. Però, vabbè. In seguito a uno strano cambiamento della sua personalità, da buon padre di famiglia che era, si è trasformato in un pazzo scatenato, prendendosela con tutti in un modo mai visto prima. I suoi compagni d'arme non l'hanno notato niente che abbia potuto provocare una simile trasformazione, ma c'è una cosa che sembra degna di nota. Se non fosse stato per la carenza di ferro, sarebbe passata inosservata. Ma il comandante si era procurato una spada nuova prima di cadere in preda a questa pazzia. Non ho modo di verificare l'importanza di questa informazione. La cosa curiosa, sapete qual è? Che in realtà questo pezzo che stiamo giocando, io l'ho già giocato e ho dovuto ricaricare. Quindi io lo sto facendo la seconda volta, ok? E qui, in realtà mi diceva, si è trasformato in un pazzo scatenato, scatenandosi con tutti. E adesso invece prendendosela. Chissà come mai, che cosa curiosa. Comunque, noi diciamo... Una storia interessante, davvero. Lieta di averti incontrato, Volo, e buona fortuna per i tuoi viaggi. Altrettanto a te, sono convinto che le nostre strade si incroceranno di nuovo. Chissà se lo faranno, chissà. Comunque qui, questa è solo una taverna, nel senso che possiamo solo bere. Non sono interessata a far ubriacare i miei personaggi, quindi usciamo. Adesso, preparatevi a dire addio a Mira, perché la stiamo per salutare. Forever. Endeavor. Endeavor. Ops. Tra l'altro, dovete sapere una cosa molto curiosa, che la mia postazione di lavoro è, diciamo, alquanto precaria. Perché non sono, diciamo, nella mia postazione abituale e quindi ho, al di là di, dei problemi col microfono che mi accompagnano sempre, ma anche problemi col mouse, perché... Per qualche strano motivo, la superficie della mia scrivania attuale a volte legge il mouse, a volte no. E il tappetino non migliora la situazione. Se lo riporto sulla mia scrivania abituale funziona tutto benissimo. Non poniamoci queste domande, continuiamo a parlare con Edwin. Go no further. I require the services of your group. Yes, they will do nicely. Devo dire che... di Edwin noto per la prima volta l'accento. Molto interessante. Sono il mago Edwin e vorrei ingaggiarti. Sì, fa proprio al caso mio. Vorrei che uccidessi una strega, la strega di una cosa. E infida, credo, ma con il tuo aiuto non prevedo difficoltà. Vuoi aiutarmi? Noi diciamo... perché vorresti morta questa donna? Devo forse ammazzarla senza saperlo? A essere franchi, sì. La cosa non ti riguarda. Non devi far altro che eseguire l'incarico senza porre domande. Qual è la tua risposta? Noi diciamo, vorrei sapere quanto mi offri prima di accettare il lavoro. Il prezzo che offro sarebbe sicuramente al di là della tua limitata comprensione. Io comprendo benissimo le monete d'oro. D'accordo che non sono una cima in matematica, ok? Però, riesco a fare una semplice moltiplicazione. Dimmi quanto a capoccia paghi. Accetti l'incarico o no?
E noi diciamo, sembra un lavoretto semplice, farò come chiedi. Ovvio che farai come chiedo, è ciò che mi aspettavo. La porterò da lei, non potrà sperare di averla meglio. Viaggerò con te finché l'incarico non verrà portato a termine. L'ultima volta che ho sentito parlare di lei, stava viaggiando a ovest di Nashke, vicino alla fortezza degli Ignoli che si trova laggiù. E noi eliminiamo la piccola Nira che finalmente ha finito di rompere le scatole. Chi è passato di livello? Seriously? After all we've been through? Che vuoi? Obviously I had the wrong idea about our friendship. Quale amicizia? When you're ready to apologize, you can find me at the friendly bar. Scusarmi? Cosa? Allora, io Nira non ricordavo assolutamente questo suo dialogo. Sul serio, dopo tutto quello che abbiamo passato, Red Earth, a quanto pare avevo un'idea sbagliata della nostra amicizia. Quando avrai capito di doverti scusare, cosa, come, quando, chi, mi troverai alla locanda di braccio amico. Visto che la metti così, no, no, pensavo dicesse, visto che la metti così, vai a quel paese. E invece questo ci fa ritrattare quello che abbiamo detto, invece no, forse ci incontreremo ancora. Vattene, non ci incontreremo mai più, non ti voglio vedere. Non mi sei simpatica e non mi devo scusare con te. Allora, vediamo Edwin, è un evocatore. L'evocatore è una delle classi, sottoclassi del ma. Perché è il livello 1? Non voglio pormi questa domanda. Non riesco a comprendere il criterio per cui alcuni personaggi sono di livello 2, altri sono di livello 1. Non mi interessa. Fa niente, non ha importanza. Stavo dicendo che lui è un evocatore. L'evocatore è un mago specializzato appunto nella creazione di esseri viventi e oggetti che lo assistano. Questa descrizione proprio non rende. È una sottoclasse della classe del mago ed è la più utile perché è praticamente No, annulla, scusa. Oddio, ce la posso fare. Insomma, è una delle più utili perché tantissimi incantesimi utili sono appunto di questa classe, di questa sottoclasse. Ho perso la grammatica. Sono anche rimasto un attimo imbazzita dal fatto che lui non abbia il dardo incantato. Ma glielo daremo subito. E diamogli anche. No, identificare mi sembra che non può usarlo perché la sua classe, la sua scuola, insomma, di magia proibita è la divinazione. Quando un mago si specializza ha una classe preferita, una scuola preferita di incantesimi e una proibita. E nel caso dell'evocatore, appunto, la divinazione. Che a noi va benissimo così perché. Come? Ecco. Questo è il fallimento che vi dicevo poteva succedere. Ovviamente adesso caricheremo. It's in the bag. Go no further. I require the Va bene, services of your accettiamo perfect direttamente. assistant. Vattene, Mira. Will do nicely. Rimuovi. Seriously? Sì, non mi interessa, After all we've vattene. been through? Come è possibile che Obviously I tu had the non wrong abbia idea imparato about our questo friendship. incantesimo? Ve l'avevo detto che poteva When you're ready succedere. to apologize, you can find me at the friendly arm inn. Dipende dall'intelligenza, dal punteggio di intelligenza e c'è anche un tiro, diciamo, casuale. Quindi. Comunque, quello che volevo dire, cercare di dire, è che cacciati questa cosa. È che il mago specializzato ha, se non sbaglio, un incantesimo in più, giusto? Esatto, puoi lanciare un incantesimo addizionale per livello. Ha un bonus del 15% quando trascrive pergamene della scuola di evocazione. Riceve un bonus a pari a 2 quando effettua tiri salvezza contro gli incantesimi della scuola in cui si è specializzato, chiaramente. E svantaggi: non può prendere o lanciare incantesimi della scuola di divinazione. In Baldur's Gate 1, versione liscia, diciamo, c'era questa cosa molto simpatica in cui alcune scuole di magia avevano due scuole proibite e il manuale diceva. Non puoi lanciare incantesimi di questa scuola o di quella scuola, ma tu non avevi mai la scelta di quale scuola vietare, quindi è molto divertente. Adesso diamo a Edwin tutto ciò che era di Mira. Perfetto, soprattutto questo.
Tra l'altro, questo cos'è? Può memorizzare un incantesimo arcano addizionale per ciascun livello. Chissà se questo moltiplica. Perché non lo puoi utilizzare? Ah, perché questo era il bastone di mira. Oh, vabbè. Va bene così. Tu? Vabbè. Sì, ha moltiplicato tutti gli incantesimi. Che cosa figa. Che faccio? Gli metto solo Darling. Ma sì, ma sì. Ok, adesso abbiamo un mago senza incantesimi. Perché non posso salvare al momento? Perché quella cretina se ne doveva andare, se n'è andata. Ciao, io sono Nuber. Bel posto, eh? Sicuramente sì. Allora, hai già fatto fuori qualche mostro? Allora, qui ci sono invece le fattorie di persone antipatiche che ricordavo sicuramente. Mai stato a Baldur's Gate? Io ci sono stato a Baldur's Gate. Buon per te. Oh, penso di aver calpestato qualcosa. Tutti in città mi tiravano le pietre e mi dicevano che ero un rompiscatole. Ma no, ma dai. How strange. Dunque, voglio comunque esplorare un attimo. Che ore sono? Voglio com Ah, non posso salvare perché questo stronzo mi sta parlando. Voglio comunque esplorare un attimo di qua. Perché ricordo che c'era una cosa particolare. Non avevo una conversazione così lunga da mai. Ah, qui abbiamo Carp. Riusciamo a parlarle? A cosa serve quella grossa arma? A tirartela in testa, penso. Tra 5 minuti. What's your tale? Vorrei che le cose andassero meglio alla fattoria, ma almeno non siamo minatori. Sono due risposte abbastanza stupide. Chiediamo la seconda. Già, ma lavorare laggiù. Oh, scusate, ho detto. Dove sta la differenza? In entrambi i casi si passa la vita con le mani nella polvere. Già, ma lavorare laggiù e scavarsi la fossa con le proprie mani. Nelle miniere, gli artigli dei Baatezu ti scorticheranno la pelle e ti trascineranno nelle buie profondità. Non stiamo certo bene qui in superficie, ma stiamo sicuramente meglio, te lo assicuro. Che gli dèi abbiano pietà delle anime di quei disgraziati minatori. Tu mi vuoi parlare di nuovo? Quei colori vi danno un po' l'aria da stupidi. Perché i tuoi invece sono molto meglio. Una volta conoscevo un tipo di nome Dilby, anche lui mi tirava le pietre. Mi tirerai le pietre anche tu? Io sto sopportando perché qui c'è una piccola ricompensa se sopportiamo. E adesso che si fa? Adesso velocizziamo un attimo il processo. E adesso che si fa? E adesso che si fa? Vi giuro che non ci metteremo le Caspita, tu sì che pazienza! Sono accorto di cose da dire! Ci ha dato 400 di esperienza e se n'è andato. Via! Adesso esploriamo bene questi campi perché io ricordo che qua da qualche parte c'era qualcosa. Ora spero di star ricordando bene il lato della cittadina. Eccolo qui. E voilà. Abbiamo trovato una corazza di piastre di Ankheg e una gemma, una perla. Per ora non la diamo a nessuno. La corazza di piastre di Ankheg, a parte l'orrendo colore verde, ha la particolarità di essere praticamente come una corazza di piastre completa, se non sbaglio, dalla un'ottima Joheira, perché questa è classe armatura 3, mentre questa è classe armatura 1, quindi è meglio, vedete. Però pesa molto meno, perché mentre questa pesa 50, questa pesa solo 25, quindi questa è estremamente leggera. Per ora, però, ripeto, non la daremo a nessuno, ho il mio motivo, non vi preoccupate. Non esploriamo questa parte qui. Perché credo sia vuota. Adesso sicuramente qualcuno di voi più esperto mi dirà: "Hai lasciato indietro questo?" E vi ringrazio, se lo fate tornerò indietro a prenderlo. Però io ricordo che era vuota e voglio invece andare al carnevale di Nashkel perché il carnevale mi è sempre piaciuto un sacco, quindi
Ari save and let's go. Carnevale di Naskel. Però non voglio andarci la notte. Ma proviamo a dormire qua per strada, possiamo farlo. Che ore sono? Sono le 5 del mattino. È sempre un orario un po' indegno. Vabbè. Ed ecco la distesa al mio fianco, pallida ed esangue. Triste sia il cammino degli elfi. Triste sia il cammino di tutti coloro che percorrono questa radura, poiché la bella innamorata di Nosferatu è morta. Oh, è morta. Sembra una scelta un po' bizzarra per l'ambientazione, però ok. Tra i forzieri ricolmi e le bare spoglie, ecco che avanza il terribile demone pipistrello. Rosso è il sangue, rossi gli occhi e i capelli, ma ancor più rossi sono i due denti aguzzi che brillano. Così termina l'ultima e più amata opera di Galahin, Nosferatu. Godetevi il carnevale, signore e signori. Erano anni che non ne vedevo uno così bello. Ok, allora il carnevale è praticamente un circo. Tra l'altro, se non sbaglio, anche questa parte dell'area è vuota, però mi pare ci fosse un incontro di coboldi lassù. Comunque, cominciamo a parlare con lui, però questo è un altro incontro che faremo e poi ricaricheremo. Perché ve lo spiegherò dopo. Salve e benvenuti, vi siete imbattuti nello spettacolo del Grande Gazib, interpretato dal Grande Gazib in persona. Permettetemi di presentarvi l'incredibile Upa, l'unico ogre esplosivo al mondo. Un divertimento per tutta la famiglia, e ora facciamo felice il pubblico ancora una volta. Sei un irriducibile appassionato oppure una sadica amica? No, Upa, ancora uno, l'ultimo, poi te ne potrai tornare in tenda. Upa, metti giù quell'arma. Upa, aie! Ovviamente Upa è aggressivo. Oh min, ma accidenti. Ok, allora chiaramente a me dispiace per l'orco, o come si chiama questa creatura, non mi ricordo. Comunque mi dispiace per lui, e quindi noi carichiamo la partita, perché non credo meriti di essere ucciso solo perché era stufo di esplodere. Poi abbiamo un bambino che sicuramente ci schiferà, perché i bambini di questa ambientazione sono molto educati. Il capitano Brage è scomparso qualche giorno fa. Mamma e papà mi hanno detto che è pazzo. A volte di notte ho quasi la certezza che si stia girando nei boschi vicino a casa, ma ho troppa paura per andare fuori. Ah, un bambino che non ci ha maltrattato. Lord Binky il buffone. Oh, sei tremendamente volgare. Insomma, non so se mi spiego, questo è un carnevale, non l'arena dei gladiatori. Che stupendo carnevale. Che stupendo carnevale, tesoro. Ne hai ancora per molto? Ne hai ancora per molto? Te la sei. D'accordo, ora basta. D'accordo, ora basta. Che stupendo carnevale, tesoro. Che stupendo carnevale, tesoro. Possiamo andare così avanti così all'infinito. Per interrompere questo tiritera bisogna fare... Ti stai prendendo gioco di me? Ti stai prendendo gioco di me? Sparisci, pezzente. Vabbè, esploriamo le tende. Fatemi salvare. Allora, qui questo tipo proverà a borseggiarci. Ora io ricordo che noi possiamo attaccarlo senza che il resto del mondo ci uccida. Quindi proviamoci. Perché non voglio essere borseggiata, onestamente. E sta funzionando, perché nessuno ci... Nessuno ci attacca. E in più non abbiamo neanche perso reputazione. E questa la trovo una cosa alquanto stupida, onestamente. Perché abbiamo comunque ammazzato un tizio che non ci stava facendo nulla ancora. Abbiamo... Allora, questa pozione possiamo darla a Kegain. Questa la mettiamo al suo posto, questa la mettiamo qua, questa la mettiamo qua e questa gliela diamo a qualcuno. Qui potremmo giocare d'azzardo, ma non ho voglia di perdere soldi. Appunto, ho cercato di non essere borseggiata. Poi mi sa che non c'è nulla di speciale. No. Andiamo via. Possiamo... Un gatto. Oh, chi sei tu?
Lestor, hanno organizzato davvero un bel carnevale. Se solo ci fosse stata più gente a goderselo. Dove sono? No, qual è la tua attrazione preferita? Mia moglie va matta per il tipo che interpreta Nosferatu di Galahin, ma io guarderei l'ogre esplosivo del grande gazebo ogni giorno. Povero ogre. Ok, questo è sembra un negozio, ma io posso aprire qua? O lui si incazza? Oh mio Dio, un'esploratrice di paesi in cerca di meraviglie e stranezze. Beh, io le ho entrambe. Sfortunatamente ho pagato il triplo per i miei articoli in ferro e nemmeno uno dei pezzi è commerciabile. Forse le guardie faranno più attenzione quando le vecchie spade si rovineranno e le nuove si spezzeranno come rami in autunno. Tuttavia tu sei venuta per acquistare e io ho qualcosa di speciale proprio per te. Queste pozioni hanno una strana magia proveniente da una spiaggia lontana. Inghiotti un sorso di quella viola e potresti ritrovarti posseduta da una forza titanica che durerà per sempre. Bevi quella rossa e il tuo acume... Acume? Questo è come infido, mi scordo sempre dove è l'accento. Potrà rivaleggiare con quello di Elminster, oltre ad aumentare indefinitamente la tua lucidità di pensiero. Le offro a te al prezzo scontato di 50 monete d'oro ciascuna, visto che sono le ultime della mia scorta. Se non hanno l'effetto che ho promesso, ti rimborserò gentilmente il denaro. Libererai le mie mani dalla pozione viola? Allora, mi sembra che queste siano due sole, però se non ricordo male le possiamo prendere lo stesso e vendere per qualcosa in più di 50 monete d'oro, quindi proviamoci. Proviamo anche la seconda. I tuoi occhi stanno diventando più grandi per la luce della conoscenza. Ora va, mi godrò la soddisfazione delle tue future grandi imprese realizzate grazie alla mia assistenza. Un ampio compenso per aver praticamente regalato le mie mercanzie. Fuori, tutti fuori, mi avete ripulito. Non posso più permettermi buone azioni per oggi. Naturalmente non ho fatto una buona azione a questo punto. Vediamo se possiamo... Proviamoci. Ma non si è arrabbiato nessuno. Oh... Wonders I have seen, but I saved the best. Vabbè, non ce la posso fare. Ci sono troppe casse che non sto riuscendo ad aprire. La cosa mi dà disturbo. Siamo stati qui? Mi sembra di no. No. Voi laggiù, state indietro. Se uno solo di voi si avvicina, la uccido. Faccio sul serio, non costringetemi a farlo. Basta che pronunci le ultime parole dell'incantesimo ed ella morirà. Noi diciamo, che significa tutto questo? È una strega. Userà le sue magie per avvelenare i bambini di questo villaggio. Ucciderà il bestiame e sedurrà i giovani uomini, rendendoli dei burattini nelle sue mani. Deve essere uccisa. E noi rispondiamo la prima perché è bellissima. Cosa stai dicendo? Perché questi pregiudizi su chi usa la magia? Tu stesso hai detto di essere un mago. Dopotutto, non avevi intenzione di ucciderla usando la tua parola magica. Datti una regolata, imbecille. Ti stai facendo beffe di me. Nessuno si fa beffe del grande Zordral. Pagherai per la sua insolenza. Adesso noi picchiamo Zordral e possibilmente tu gli lanci un dardo incantato subito adesso. Ok. Perché lui è un altro che lancia paura, orrore o come si chiama quell'incantesimo. Ecco qua. Ragazzi. Allora, se questa stronza facesse qualcosa nel frattempo, la mia personaggia è morta. Oh, stiamo morendo per una stupidaggine. Oh, ho saltato il... Vabbè, ho saltato il... avevamo aperto qua. Ho saltato il filmato della morte che era stato ripristinato e che avrei voluto farvi vedere. Non fa niente, tanto moriremo sicuramente tante altre volte. Allora, risalviamo. Io questo perché io devo essere tirchia con i miei incantesimi, quando non c'è motivo. Allora, rifacciamo il dialogo. Per cortesia, picchiatelo. Sì, ti disturbo, Edwin, perché devi fare qualcosa di utile per... Vediamo se ci riusciamo, ma adesso che si è castato le... immagini, non lo so. Allora, tecnicamente, no?
Vabbè, volevo fare un attacco. Oh. No, tesoro, non devi parlare a nessuno, devi metterti qua. Non è possibile che stiamo morendo 10.000 volte in questo combattimento stupido. Volete picchiare questo mago? Come fa a essere ancora vivo? Solo io e Zoheira siamo... Oh. Ah. Cioè, allora, questo incontro idiota ci sta dando problemi. L'incontro con Tarnesh alla locanda di Bracciamico l'abbiamo fatto in 14 secondi. Io non comprendo né approvo. Ma... Allora, questa è una cosa non ridicola di più. Cioè, guardate, guardate. Io non lo so. Scusa, ma in tutto questo tu hai... No, non hai. Allora. Questa è una cosa ridicola, ma di un ridicolo veramente incredibile. Colpisci questo stronzo. Vabbè. Colpiscilo di nuovo. Oh. Oh, che cavolo, ce l'abbiamo fatta, mio seria. Vieni qua. Tu, brutta stronza, stai lì ferma, mi raccomando, mentre noi ci occupiamo del tipo che ti voleva uccidere. Ma perché ci siamo immischiati? Ma potevi morire, voglio dire. Grazie per avermi salvata, ma... Mi chiamo Benta, e sì, posso essere considerata una strega perché faccio uso della magia. Tuttavia non ho alcuna intenzione di uccidere il bestiamo, di sedurre giovani uomini, e neanche di salvare la tua vita. Zordral era un mio vecchio nemico, una persona che ha fatto del male a me e alla mia famiglia per anni. Se non fossi entrata in quel momento mi avrebbe uccisa. Ti ringrazio ancora. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Dammi qualche gengillo magico. Ma certamente, ecco, prendi questo, potrebbe essere utile nel momento del bisogno. È un antidoto che cura tutti i veleni. Un antidoto, ma che cosa me ne faccio? Era meglio se moriva, forse. Ma guarda questa. Allora, qui siamo stati... qui no. Ma credo questo sia un mercante, un semplice mercante, esatto. Non voglio vendere a lui perché non vale la pena. Posso sapere perché abbiamo l'inventario pieno? Perché queste pozioni possiamo in qualche modo... Pozione viola. Ah, le abbiamo identificata. Ottimo. Quindi questa mette intelligenza 25, saggezza 3, forza 3. Forza 25. Vabbè, non ci interessano perché le venderemo. Però va bene così comunque. Allora. Che... Bah. Questo dovrebbe essere apribile. Oh. Speravo ci fosse qualcosa di meglio dentro. Tu sei un altro mercante, vero? Esatto. Hai qualcosa di utile per me? No. No. Via. Allora, salviamo. Mettiamoci qui. Oh, qui c'è un'altra tenda, ma ci andiamo tra poco. Venga uno, venite tutti, ammirate la giovane guerriera pietrificata. Da quanto tempo è intrappolata in questa forma di pietra? Nessuno lo sa. Siate i primi a scoprirlo per la semplice somma di 500 monete d'oro. Per questo prezzo così esiguo, vi darò una pergamena magica con cui potrete liberare la fanciulla dalla sua prigione di pietra. Pensate alla gratitudine che ella proverà verso i suoi salvatori. Forse è una principessa di una terra lontana, forse una potente stregona in cerca di un compagno. Non potete permettervi di non saperlo, comprate la pergamena.
No, noi non siamo interessati perché noi abbiamo già una pergamena di pietra in carne, ne abbiamo due. E questa è la statua che possiamo aprire, diciamo. Però prima di fare questo avrete capito che stiamo per prendere Branden. Se non l'avevate capito, adesso lo sapete. E stiamo per dire addio a Jaera e Khaled. Sorry, not sorry. Questo coso io lo venderei, onestamente. Ma chi se ne... Dai questo a lui. Dai questo a lui. Dagli anche queste. Immagino che tu sia pieno di roba, infatti non ha importanza. Dai questo a lui. Tu ce la fai ancora? Sì. L'unica pippa qui è... L'unica vera pippa è Khaled. Vabbè, dai queste a lui. Dagli tutte queste spade. Inventario pieno. Dalle a lui tu. Va bene. Scusate. Dagli questa, dagli questa e dagli questa. Lo scudo grande se lo può tenere. Ecco qua. Io sono Branden, una sacerdotessa guerriera delle isole Norheim. Sono rimasta pietrificata per quella che mi è sembrata un'eternità. Tu mi hai salvata e ti devo la vita per questo. Sono in debito con te e per Tempus io ripago sempre i miei debiti. Permettimi di sostenerti in qualsiasi battaglia tu stia conducendo. Sarò una valida alleata e porterò con me la protezione del signore della battaglia. Noi diciamo, un'altra guerriera è proprio ciò che stavo cercando. Sono felice di unirmi al tuo gruppo di guerrieri. Non ti farò pentire della tua decisione. Presta attenzione però al cane che mi ha pietrificata. Si chiama Transic. Era il soldo di un gruppo di mercenari di cui non conosco il nome. Voglio vederlo morto prima di posare di nuovo lo sguardo sulle rive della mia patria. E noi eliminiamo Jaera. Sorry, not sorry. You've a task? Contesto apertamente il tuo giudizio. Quando mai, Jaera? Voglio dire, quando mai tu non contesti il giudizio di qualcuno? C'è qualcuno il cui giudizio tu non contesti, tranne il tuo stesso? Vabbè, ma è una decisione che spetta a te prendere. Hai dimostrato una certa capacità di comando. Grazie, e sarei felice di poterti aiutare in futuro. Vieni, Khaled, dobbiamo andare. Adesso, lei ci dice questo perché, bene o male, ci siamo lasciate in amicizia, in quanto la nostra reputazione non era abbastanza bassa né abbastanza alta, visto che lei è una scassa balle di prima categoria, per darle disturbo. Però se noi avessimo avuto una reputazione abbastanza bassa, lei per esempio ci avrebbe detto: ah, finalmente me ne sto andando, chi ti vuole, sei una stronza, muori. Però non l'ha fatto. Ora, siamo a corto di un personaggio, me ne rendo conto, ma non vi preoccupate. Lei è una sacerdotessa di Tempus di livello 2 e vedete, io... Allora, io in verità io credo di capire. Il gioco ha dato a tutti 2000 punti esperienza, quindi lui aveva 2000 punti esperienza quando l'ho preso su 2005, quindi era a livello 1, mentre lei 2000 punti esperienza sono evidentemente bastati per passare a livello 2. Questa è l'unica cosa che mi spiego. Noi però penso che abbiamo il doppio. Io, boh, non so con quale criterio vengono distribuiti i punti esperienza. Comunque, lei è una chierica. Il chierico è il principale guaritore del party. Ora, lei non sarà la chierica che ci terremo. Voi lo sapete quale chierica io andrò a prendere, lo sapete benissimo. Però per adesso la volevo perché volevo liberarmi di Khaled Jaheira e prendere un altro personaggio che prenderemo tra pochissimo. Lei comunque non è tanto forte, ha una buona costituzione però, e ha saggezza 16, che non è male. Lei è un personaggio che non mi ha mai fatto né caldo né freddo, cioè l'ho sempre trovata inutile. Cioè, non... così. Teniamo questi incantesimi qui, vanno benissimo. Diamole la corazza di Ankeg, perché lei, poverina, non ha grandissimissima forza. Diamole questo. Questa è un'arma rotta, la possiamo buttare. Ah, tu non hai più... Oh, oh. Che cosa eri? Ma mi potevi dire... Vabbè, non fa niente. Ti compriamo un'altra arma. Tu prenditi questa mazza, a meno che tu non sei... Ascia, mazza frusto, ascia. Dovevo comprargli un'ascia. E balestra. Lei?
Martello da guerra e fionda. Non abbiamo un martello da guerra in questo momento, però questa mazza è magica, la stupefacente, quindi tesoro la userai. Non mi interessa se non hai la... Le diamo anche le pozioni che erano di Caleb, credo. Non lo so, non ha importanza. Questa la teniamo ancora per un po'. Tu puoi identificare questo, la dai a me, posso identificarla io, mi dai anche questi. Le frecce te le puoi tenere. Quest'arma la puoi mettere qua, questo onestamente lo possiamo buttare. Non ho l'incantesimo, non ha importanza. Questi li mettiamo qui. Ok, d'accordo. Adesso ci serve effettivamente il tipo che vendeva le armi, che stava qua. Che cosa c'era qui? Non mi ricordo più. Ah, aspettate un attimo, parliamo. Dov'è il... Dove è andato a finire quello che ci vendeva la pergamena? Forse se n'è andato quando l'ho liberata. Khaled e Shahera restano qua. Interessante. Ah, forse era lui. Vabbè, lui penso che andrà bene. Allora, ci serve... No, lui vende solo armi a distanza. Andiamo qua. Allora, mi serve un'ascia da battaglia e un... Oh, che palle. Quella. Oh, li avevano tolti anche questi. Questi sono praticamente quando arriva la luce e quando se ne va la luce. Mi sa che li hanno tolti dall'Enhanced Edition. Chissà perché. Comunque, finalmente è un orario decente per visitare il carnevale. Non c'era qualcuno che vendeva armature. No, questo è il mago. Forse è questa tenda qua e io non me la ricordavo. Sì, è lui. Ci serve uno scudo medio. Lei non può usare questo, è troppo debole. L'armatura ovviamente non ne abbiamo bisogno. E quindi tu prendi l'ascia, tu prendi questa. Ottimo. Adesso tu tesoro devi berti una pozioncina. Cosa abbiamo qui? Esploriamo un altro pochino. Allora, esploriamo un altro po' questa mappa. Contadini, contadini. Qua ci sono altri spalti con i gatti. I gatti sono chiaramente gli spettatori privilegiati del carnevale, cioè il carnevale è stato fatto per i gatti in realtà, è chiaro. Ce ne sono tantissimi tra l'altro. Io non li ricordavo tutti questi gatti. Così come ricordavo quello morto invece che vivo nell'area di Candlekeep. Allora, qui su... Qui da qualche parte ci dovrebbe essere un incontro e noi proviamo a farlo, venite. Possibilmente Edwin non stare davanti a tutti. Bramben, in effetti potresti stare un po' qua. Forse ricordo male? Non credo. O forse sì. No, non ricordo male. Oh, un koboldo solo. Io ricordavo un gruppetto di koboldi. Vabbè, sarà un incontro casuale. Nel senso, l'incontro non è casuale, ma sarà casuale la composizione del...
del nemico qui. Anche la musica del carnevale è molto bella, molto rilassante. Mi rendo conto che gran parte del gioco di Baldur's Gate sia essenzialmente esplorare aree verdi. Quando arriveremo a Baldur's Gate, tra l'altro, vedrete com'è fatta la città. E nell'originale era un inferno, perché non c'erano i segnaposti e io non ho senso dell'orientamento. Perfetto. Penso che sia sufficiente così. Vediamo se riusciamo ad andare da questo lato. Adesso proviamo. Oh, c'è un'altra tenda. Posso entrare in questa tenda? Sì. Cosa c'è qui? Un cittadino. Il loto nero. Apre la mente. Dovresti provarlo un giorno. Praticamente questi si stanno facendo di oppio. Questi sono i cosini. Ok, non ci tengo, grazie. Non penso potevamo farlo, il che è peccato in realtà. Comunque, adesso ci dirigiamo brevemente alle miniere di Nashken, ma solo per un motivo particolare, non le faremo adesso. Allora, questa cosa che capita ogni tanto, cioè che mentre noi ci dirigiamo ad una location, improvvisamente veniamo bloccati e succede qualcosa, questo è un incontro, tra virgolette, casuale. Tra virgolette, perché in questo caso non è casuale, però di solito lo è. Quando siamo stati bloccati dal lupo, per esempio, può capitare molto spesso con i banditi, insomma, questi sono incontri che possono succedere come no. Tale Senjak ci approccia. Saluta a te, Elfo, piacere di incontrarti. Noi diciamo, mantieni le distanze, viandante, che c'è il Covid. Cosa vuoi? Su via, non c'è motivo di ricorrere alla violenza. Consegnaci i tuoi averi e forse continuerai a vivere. Guarda, sei molto convincente, devo dire. Mi sento proprio portata a consegnarti tutti i miei averi. Dovrei essere più convincente di così, brigante. In 5 contro il nostro gruppo. E tesoro, anche tu sei in 5. Non sembra che le probabilità giochino a tuo favore. Vabbè. Dovresti dare ascolto a Senjak, amica. Forse non hai notato che i nostri soci, proprio mentre parliamo, tengono le loro frecce puntate al tuo cuore, alzano la mano contro di noi e ti faranno a pezzi. Noi decidiamo di morire con dignità. Se muoio, almeno ti porterò con me. Ops, ops, i vostri zii si stanno morendo. Ops. Ops! It's not impossible. Senjak, Dorothea, avevo giurato che un giorno o l'altro vi avrei ammazzati con le mie mani. Quel giorno è arrivato. Dorn, dovresti essere morto o a marcire in una prigione di Laskan. Come hai fatto a trovarci? Laskan, Luskan, boh. Sono felice di vederti, Dorn. Lasciarti sul posto a prendere la colpa è stata tutta un'idea di Simeon. È lui che devi cercare, non noi. Obbedivo soltanto agli ordini e alla scusa dei codardi, Dorotea, e non ho dimenticato cosa hai detto quando ho respinto le tue offerte. Scusate, se rido, ma la cosa è un po' ridicola. Quali profferte? Non cercherebbe mai la compagnia di un mezz'orco, specialmente quando può avere me. Tu, Senjak, secondo me hai un palco di corna che neanche ti immagini. Non sei cambiato, Dorn. Sei sempre tanto brutto quanto stupido. Diglielo, Dorotea. Diglielo, Dorotea, diglielo. Senjak è stato il primo a dichiararsi d'accordo con Simeon. Ti ha sempre odiato, ma tu sai che io la pensavo diversamente.
Dorothea, cosa stai dicendo? Ah, un trucco, naturalmente! Sembra proprio stupido. Compatiamolo tutti, assolutamente. Ma quel brutto mezzo sangue è troppo stupido perché funzioni! Non ce la posso fare. Non ricordavo questa scenetta. Questa scenetta in sé per sé è una scenetta brutta. Perché è cliché. È stupida, ragazzi, è stupida, dai. E non credo che voglia veramente far ridere. Però fa ridere, perché fa ridere, perché quanto puoi essere stupido? Molto. Uomini, quali? Due, questi due poveri disgraziati, attaccateli. Siete entrambi dei codardi piagnucolosi. Hai perfettamente ragione, Dor. Vi rivoltereste l'uno contro l'altro con la stessa facilità con cui vi siete rivolti contro di me. Metà dei vostri uomini sono già morti. Vi raggiungerete presto. Non doveva finire così. Vi abbiamo sconfitto in passato, Dorne, lo rifaremo. All'attacco. Lei proprio con grande enfasi ha detto quell'attacco. Perfetto, allora non voglio fare fuori loro prima, voglio fare fuori questi due che mi paiono leggermente più pericolosi. Ovviamente non abbiamo riposato, quindi lei non ha gli incantesimi, which is amazing. Vabbè, cerchiamo di fare qualcosa di utile. Non frecciatemi, grazie. Io sono il capo di questo party e non posso morire. Frecciate qualcun altro, grazie. Wow! L'ha uccisa come niente. Perché la tua arma non è utilizzabile? Ti si è rotta di nuovo! Ascia, massa, frusto, balestra, non abbiamo nulla di tutto ciò. Usa questo perché non... Sorry, non so che altro darti in questo momento. Vi dispiace attaccare? Te la sei cavata abbastanza bene. Sembri sorpreso. Seguo la regola di non affidarmi a coloro che combattono al mio fianco. Forse tu sarai l'eccezione alla regola. Anche questo è un po' stupido. Perché dovremmo subito essere l'eccezione? Forse, che problemi avevi con quei due banditi? E soprattutto, chi sei? Mi chiamo Dorn il Khan e stavo regolando un vecchio conto in sospeso. Stavo dando la caccia a quei due da quasi un anno. Da quattro che erano, ne rimangono due. Cos'è successo quando li hai abbattuti? Ho visto manifestarsi una specie di apparizione spettrale. I miei poteri non sono cosa che ti riguardi, a meno che tu non sia in cerca di braccia robuste da arruolare. Sei una guardia nera, non è vero? Non ti sfugge nulla. Immagino tu abbia molte domande sulla fonte del mio potere. Lascia perdere. Noi diciamo, sono sempre in cerca di compagni di viaggio dotati di abilità utili. Ti interesserebbe unirti a me? Aspetta, tu sei Rodurl? Sì, sono io. Ho sentito parlare delle tue capacità. Quali capacità? Dorn, quali capacità? Cioè, il mio personaggio non ha capacità. Non abbiamo fatto niente. Niente di rilevante per ora. Viaggiare con te potrebbe essere utile per la mia vendetta e i miei poteri ti sarebbero sicuramente d'aiuto. Forse è così. Prima che io accetti bla bla, mi diresti chi stai cercando esattamente? I miei ex compagni mi tradirono e mi lasciarono a marcire in una prigione di Laskan. Vi vorrei anche far notare che la musica proseguendo imperterrita e l'audio del doppiaggio dell'Enhanced Edition è bassissimo, perché voi lo sentite? Io non lo sento. Ho passato l'ultimo anno a rintracciarli. Dopo Senjak e Dorothea ne rimangono solo due, e questo te l'aveva già detto, figlia. Quindi perché io l'abbiamo dovuto richiedere? Vedi, il mio personaggio non solo non ha capacità, ma è anche stupido. Capisco. No, noi diciamo, già, ma perché ti serve il mio aiuto? Sai ricavartela abbastanza bene anche da solo. Spesso il mio aspetto spaventa chi detiene le informazioni di cui ho bisogno. Condurre indagini non è il mio forte. Da quello che ho sentito dire, invece, tu ci sai fare. Cioè, vuoi dire io non sono una mezz'orca terrificante vestita di nero? Sì. Già, capisco cosa intendi. Benvenuta a bordo. Una scelta molto saggia, Red Earl. Lasceremo una scia di sangue lungo tutta la costa della spada. E finalmente abbiamo avuto la reputazione diminuita. Potete per cortesia smettere di combattere? Grazie. Allora, questo è Dorn, che ha pochissimi punti ferita perché probabilmente è di livello 1. Infatti. Vabbè, lui può avvelenare le armi, resistere alla paura, protezione dal piano negativo. E lui è una guardia nera, esatto, che è una specie di antipaladino, se non dico stupidaggini. Infatti.
Praticamente sono dei paladini, ma cattivi. Quindi sono dall'altra parte dello spettro e hanno varie abilità. Non mi ricordo se hanno anche incantesimi. Credo che potrebbe averli perché non è grigio come questo, però boh. Vabbè, comunque lui ha delle buone caratteristiche. Direi. Lui ha anche una spada bellissima che è Rancore, una spada a due mani. Quando Dorn brandisce questa lama, qualsiasi morte ad essa provocata ha la possibilità di conferire a Dorn un aumento pari a più 1 ai suoi tiri per colpire per 24 ore. To hit armor class 0, più 1, più 2 se la lama ha ucciso qualcuno nelle ultime 24 ore. Cioè, questa è una lama che una persona potrebbe sposare, è chiaro. Adesso noi daremo a lui la sua armatura. Questa la venderemo. Chi aveva le pozioni in più? Tu le avevi. Ma tanto dovremmo comprarle. Avevo tenuto anche l'elmo. Ottimo. Lui può usare questa per caso? Sì, aspetta. Tieni. Tu hai bisogno di un'altra arma. Accidenti. Tu rimettiti questo. E vediamo di saccheggiare un po' di roba. Vabbè, almeno abbiamo un mazzafrusto. Abbiamo wakizashi. Non prendiamo tutto ciò. Sono capace? Sono capace. Oh, anche le frecce non sono male. Allora, le frecce le dai a me, per esempio. Oh, anche se io ne ho più che a sufficienza, direi. Allora, il mazzafrusto lo diamo a lui, che almeno lo può usare. Questo, dai tutto a me. Vediamo se. Ups, vediamo se io riesco a identificare qualcosa. Questo lo diamo a Kagain. Questi li dovrei tenere io, ma. Edwin, sei capace? No, non ha importanza. Tu mettiti il mazzafrusto, togliti questo. Questo bastone rinforzato lo può usare lui. Ok, adesso abbiamo quasi tutto il nostro party, nel senso che Brandon e Kivan devono lasciarci per altri personaggi, però siamo già abbastanza ben messi. Adesso da questo lato, ragazzi. Adesso tornerò brevemente a Nashkel per vendere, identificare tutto, far rifornimento e farli dormire. E quando mi rivedrete avrò già fatto tutto questo, mi sa. Ed eccoci di nuovo qui. Ho venduto un sacco di cose, come potete vedere. Ho identificato tutto. Questo anello che abbiamo usato fino ad ora non solo dava class armatura più 1 come pensavo, ma anche tiri salvezza più 1. E infine abbiamo la tunica del furfante. Che insomma le ho lasciato perché è uno dei pochi indumenti che le può indossare. Le ho dato la wakizashi anche se non ha la specializzazione, non fa nulla. A lui ho comprato un'altra ascia, speriamo che duri più di 2 secondi. Ci siamo tenuti questa. Per il resto insomma ho comprato un altro paio di pozioni credo e penso che tra un po' dobbiamo cominciare a avere armi magiche. Che a parte non rompersi, sono utili. Comunque, adesso usciamo da Nuskel in questa direzione e ci dirigiamo qui, perché voglio arrivare alla fortezza degli Gnoll. Ok, perché questa cosa? Vabbè. Li ho fatti anche riposare, quindi dovremmo avere tutti gli incantesimi. Dove ci troviamo? Ricordavo diversa quest'area. Possibile che io abbia sbagliato area? Sì, è possibile. È assolutamente possibile. O forse no. Ma lo scopriremo solo vivendo. No.
Avrei potuto dirigermi da un'altra parte per finire di sistemare il nostro party, però ricordo che Edwin scoccia abbastanza, se non ci sbrighiamo, a uccidere di una cosa, quindi facciamolo. No, forse questa è esattamente l'area che ricordo. Possiamo per favore, per cortesia, mandare avanti i guerrieri? Mi piace Dorn che, nonostante abbiamo dormito, è sempre... Allora, non prendiamo questa spadina perché... No, no, andiamo di su. Ok, questo è praticamente un villaggetto Xvart. Il che un po' mi fa sentire in colpa perché... Poverini. Però c'è anche da dire che... nonostante siano... diciamo civilizzati... continuano ad attaccare gli avamposti umani, quindi un po' se la sono andata cercando, ecco. Lo sentite il grido di Branden? Give us victory! Parte di me vorrebbe strozzarla. Sì, piccolo Xvart, sì, 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 vai, muori. Spostati, spostati, brava. Allora, qua ci sono, se non sbaglio, un paio di incontri non semplicissimi. Quello del... questo del villaggetto non è granché. Lo vedrete tra un po'. Quanti sono questi maledetti? Oh. Giustamente. Tra l'altro non sono riuscita a vendere le pozioni perché non le ha volute nessuno. E vabbè, le venderemo in un secondo momento. Allora, quelli hanno un villaggetto, poverelli, con l'acqua. Oh mio Dio, ce ne sono altri. Chi sei tu? Branden? Tesoro. Curati. Sì, tesoro, Tempus ci sta dando la vittoria ripetutamente. Non è perché lo preghi, te lo dico. Quindi puoi evitare di continuare a gridare come una dannata. Perché non... Adesso questo Xvart lo uccidiamo subito. Dove sei? Eccolo. Dove siamo sulla mappa? Ah, ok, Kivan ha solo finito le frecce, sì. Per un momento ho pensato che l'arma di Kagain si fosse rotta di nuovo, cioè io volevo uccidere qualcuno. Ok, vediamo cosa c'è di qua. Qua c'è una caverna. Ora, non so se stiamo pronti a quello che ricordo esserci qua dentro, ma noi ci proviamo perché siamo persone coraggiose. Questo è un orso delle caverne, che in verità, poverello, anche lui si stava facendo solo i fatti suoi, però in questo caso... Oh no! Ok. Non ero del tutto pronta. A che pro ho risalvato? Vabbè. Ok. Again, spost yourself. Spostati, maledizione. Allora, evidentemente lui prende te di mira perché ti ama. Allora, io non posso girare da qua, quindi è inutile che lo faccio girare da qua. Devi girare da questa parte, è chiaro. E in qualche modo devi girare di nuovo di qua. Accidenti.
Puoi farcela girare di qua? Sì, puoi. Maledizione! Il pathfinding maledetto. Spostati. Ok. Ah, mi dispiace moltissimo di aver ucciso l'orso, ma... adesso abbiamo anche rimesso due pozioni. Mazzafrusto. Roba varia. Pipistrelli che possiamo, penso, lasciar stare. Usciamo. Sì, per lo scudo di Tempus. Mentre tu fai questa operazione, non posso identificare il mazzafrusto neanche i bracciali. Vabbè, però diciamo che questo è sicuramente un mazzafrusto magico che Kagane può utilizzare senza... senza che gli si spacchino ulteriormente le armi, voglio dire. Vediamo cosa abbiamo qua su. Ancora? X-Bant sono gente semplice. Loro ti attaccano senza pensiero proprio. Vediamo di qua cosa c'è. Abbiamo sterminato un villaggio di X-Bart. Come ci sentiamo in proposito? C'è un campo di fiori. Tarantanta. Qua non c'è nulla. Perché dobbiamo necessariamente scendere? Anche perché mi ricordo che quest'area si sviluppava tipo così. Ancora. Nexilt Loxvart. Mostro, tu ammazzi noi quando non hai fatto niente a te. Ursa uccide te. Ursa protegge noi perché Ursa è gentile. E vedete, no, manco tutti i torti. Questa sarebbe Ursa. Ma perché? Tra l'altro... ma perché bisogna fare questi incontri? Ma Ursa la gentile sta uccidendo gli X-Vart. Meno male che era gentile, voglio dire. Ma perché non lasciate che si uccidano a vicenda? Vabbè. Allora, ovviamente tu te la prendi con Kagane, vero? Però qui tu dovresti essere capace di scappare un po' di più. Oh. Stanno passando tutti di livello. Sono di una felicità incredibile. Oh. È calata la notte. Giustamente. Ancora? Tempest, ma come? Oh, ditemi che avevo salvato. Uff, ho salvato solo la prima volta, vabbè. Ben mi sta perché non salvo. Torniamo indietro, fateli ammazzare un pochino tra di loro. Ok, venite qua. Speriamo che sarà una morte veloce, ma dell'Oxvart però. E adesso di Ursa. Ma. Senti, no, non sei tu che sei passato di livello, tu sei passato di livello. Facciamoti passare di livello. Abbiamo un altro incantesimo arcano, punti feriti ottenuti 3, conoscenza aumentata di 3, perfetto, tutto magnifico. Beh. E fammi un altro dardo. It's in the bag. Allora, vediamo se riusciamo questa volta. Ok, Ursa gentile, venite qua. Allora, mentre loro fanno questa operazione, tu per caso mi puoi identificare questo coso? No, vabbè. Oh. Tornate indietro un po'.
Lasciate stare l'Oxvat. Chi è stato colpito? Bramwell. Però ha subito solo due danni, due punti di danno, quindi... Ma non è il momento. Ok. Quanti punti esperienza è valso? Wow! 6,50. Ottimo. Ottimo. C'è qualcos'altro? Salviamo. Calmati. L'attack 0 ridotta di 1. Punti ferita addizionali ottenuti. Conoscenza aumentata, perfetto. Adesso ho dei punti decenti. Vuoi più punti ferita di lui? Ah, perché tu hai molta più costituzione di lui. Beh. You need something? If you're sure that's what you want. Quindi questo era il villaggio Xva. Ormai non mi sorprendo neanche più. Ce ne sarà sicuramente qualcun altro. Oh my god. Non possiamo neanche entrare nelle loro casette, che immagino comunque siano troppo basse per noi. Ok. È un po' fastidioso camminare di notte. Io sto andando in una direzione che non ha alcun senso, sicuramente. Ad est verso Nazkel. Ma Nazkel è... un po' lontanuccio da qua. No, no, qua non si può andare da nessuna parte. Scendiamo. Dove siamo qui? Ok. Aspettate, perché io ricordo che questo stronzo ci rapinava oppure ci vendeva una sola. Toh, guarda un po', il più bel gruppo di avventurieri che abbia mai visto. A guardarvi bene non sembrate così ben equipaggiati. Ebbene, avete una fortuna spacciata, perché io posso risolvere tutti i vostri problemi. Ho una ricca collezione di pozioni e pergamene, il tutto a un ottimo prezzo. Posso offrirvi qui, su due piedi, una pozione di guarigione extra per 25 monete d'oro, una pergamena di protezione della pietrificazione per 25 monete d'oro o una pergamena di protezione della magia per 100 monete d'oro. Allora, lui ci vende delle sole. Quindi io risponderei l'ultima. Non compreremo proprio nulla da te. Consegnaci tutte le tue preziose pozioni e pergamene, altrimenti ce le prenderemo con la forza. Certo che non riflettete granché sulle cose. D'accordo, lasciate che ve lo spieghi. Vendo oggetti magici a basso prezzo. Questo significa che ho facile accesso a suddetti oggetti. Di conseguenza ve la siete presa con la persona sbagliata. Però devo dire respect per il suo atteggiamento e coraggio. Io che gli lancio dardi incantati quando chiaramente non lo posso colpire. Edwin, oh porca miseria. Questo incantesimo maledetto. E aveva un Brandel che può lanciare lo scacciapaura. Per favore colpitela. Allora, avete capito che la palla di fuoco fa un baffo. La cosa veramente importante è l'incantesimo orrore. Adesso. Però devo dire che respect per quest'uomo. Per
favore, puoi lanciarla preventivamente? Mi sembra che si potesse. Si può. Oh, che gioia. Anche questo incantesimo è abbastanza seccante, però ok. Sorry, eravamo protetti questa volta. Aio. Ma quanto è bello quando non hai più pozioni e tu ti hai rimesso qua pensando va bene, questa è un'area facile, ce la potete fare. Ma forse dovrei farli riposare. Ma io sono sicura che possiamo farcela così. Devo semplicemente applicarmi un attimo di più al combattimento. Allora, pausa, colpitelo tutti. Tu, per favore, vai. Ottimo. Tu, per favore, cerca di farlo dormire. Non so se ci possiamo riuscire, ma... non ci siamo riusciti. Ma ok, ci abbiamo provato. Oh, ecco. Vedete, un po' di applicazione in più e tutto si può fare. Oh my god. Allora, lui ha un sacco di pergamene, tra cui quelle che ci voleva vendere, che secondo me erano una sola. Questa cos'è? Pozione di guarigione. Mettiamola qua. Una spada corta. Possiamo identificarla? No, chiaramente no. Vedo che lui era l'ultimo incontro di quest'area. Mi spiace un po' di averlo ucciso adesso. Questi rimpianti non sono da me, andiamo avanti. Cosa abbiamo qui? No, nulla. Forse devo andare di qua per scendere. Di qua, esatto. Venite. Di qua potete scendere? No. Venite di qua. No, per carità, non cercate di fare il giro dove è chiaramente un vicolo cieco. Venite di qua. Ce la potete fare. Su. Chissà se c'è un mod che mette la velocità aumentata. Qua non c'è nulla. Questo era un crepaccio senza nulla. Allora forse dobbiamo andare giù. Noi dobbiamo uscire verso destra o verso il basso? In ogni caso da questa parte. Su. Adesso come minimo qui c'è uno strapiombo, io non posso uscire da questo lato. Un altro osso, ma questo cerchiamo di non ucciderlo per cortesia. Venite lì giù. Non possiamo andarcene giù. Interessante quest'area, la forma di quest'area è qualcosa di affascinante. Proviamo ad andare da qua. Lasciami stare, orso. Io sto lasciando stare te. Devo fare così. E proviamo, che devo dire? Proviamo. Ok, cos'era quel rumore infernale? Io comunque ricordavo la mappa un po' diversa, mi sa che l'hanno cambiata, perché io ricordavo che quest'area stesse qua e che da qua si andasse giù. Vabbè, non ha importanza. In ogni caso direi di riposare un attimo. Ok, anche questo video era stato cambiato, credo.
perfetto. Adesso abbiamo anche gli incantesimi. E vediamo, vediamo se questa è l'area che ricordavo, perché non sto capendo più nulla. Forse abbiamo sbagliato, forse dovevo uscire da un'altra parte. Allora, è molto semplice. Oh my god! Ok. Fermo! Sei sconfinato nel nostro territorio e non ti sarà permesso andartene finché non avrai pagato un tributo. Esigiamo 50 monete d'oro. Perché non dovrei uccidervi tutti, pelosi mucchi di sterco di iena? Ma... No, noi diciamo... Ah, diciamo esattamente questa. Morirai per questo. Spero di no. Spostati, tesoro. Non sono sicura che sia questa l'area che dico io, anche se effettivamente è nella range degli gnoll, diciamo. Quanti siete? Tanti. Tu perché te la prendi con noi? Morite. Non sono così difficili da uccidere. Li ricordavo molto peggio. Oh, che palle. Abbiamo troppe cose nell'inventario, onestamente. Questa roba, diamola a Edwin. Possiamo prendere altro? Sì. Ok. Beh, vediamo. Esploriamo quest'area. Venite qua. Vediamo se c'era un'altra gnolla ad aspettarci qui. Infatti ce n'era un altro. Uccidetelo per cortesia. Era veramente comica se questo gnoll era quello che mi uccideva. Veramente comica. Comunque non credo sia questa l'area che ricordo io. Perché doveva essere verde? Scusatemi, dove siamo nella mappa? Qua. Ma qua non... Ma che ne so. Con chi ce l'hai? Che cos'è? Un lupo normale? Ok, ce la possiamo fare. Scusate il fatto che guardo costantemente la mappa, ma non mi regolo. Non so dove siamo. No, questa è una driade. Dove sono finita? Come si chiama questa? Driade dei picchi delle nuvole. Oh, ok. Quindi la nuvola bianca deve essere qua da qualche parte. Ti supplico, anima gentile, una meravigliosa quercia secolare è in grave pericolo. Sta per essere colpita da due individui che potrebbero contaminare la maestà della natura. Hanno illuso i miei tentativi di ammaliamento e devono essere fermati prima che facciano qualche male irreparabile. Ascolterà la mia supplica? Se ti aiuto, quale sarà la mia ricompensa? Sai, non corro rischi per nulla. Non ho nessun tesoro che potrebbe avere per te valore. Per favore, c'è poco tempo, mi aiuterai? Vabbè, diciamo come vuoi, anche se raramente lavoro per beneficenza, fammi strada. E io raramente desidero trattare con persone dall'indole mercantile, ciononostante ti ringrazio, da questa parte. Ecco, sono proprio laggiù, ti imploro, faccio che devi per mandarli via. Laggiù dove, tesoro? Cioè, ti seguo. Caldo e Krum. Volete abbattere quest'albero? Non potete abbatterne un altro così questa non scassa le balle? Crediamo che questo qui sia un albero magico, perché è tutto solo è così grosso. Probabilmente dentro ci sono nascosti gnomi, pixie o cose simili, quindi lo butteremo giù e prenderemo qualsiasi tesoro ci sia. Ma siete deficienti. Non è vero, Krum? Vuoi aiutarci? È un grosso albero, probabilmente troveremo abbastanza ora per tutto. Noi diciamo... C'è un'argomentazione intelligente per... No, non c'è. Non vorrete fare sul serio, spero. Pensate a quanto è bello quest'albero, è una meraviglia della natura. Beh, se non ci aiuti, non lascerò che tu te ne sia seduto a guardarci mentre lavoriamo. Probabilmente vorrai derubarci quando avremo finito, non è vero? Io e Krum non andiamo d'accordo nemmeno un po' con i banditi, vero Krum? Cosa?
Vabbè, due scemi. Incontri surreali nei boschi di Baldur's Gate. No, tesoro, ma qual è il tuo problema? Qualcuno è passato di livello. Bene, questo è quello che vogliamo. Ora, se la direte ci fa alzare la reputazione, io giuro che la uccido. Ti ringrazio, anche se a malincuore. Ho qualcosa da darti, benché non sia molto. Ora vattene e lascia che ripari il danno che è stato fatto. No, perché... Maledetta Driade. Sparisci prima che ti uccida. È sparita. Maledetta Driade. Allora, queste due pozioni le diamo chiaramente a lui. Qui possiamo identificare qualcosa. Abbiamo una clava e una cinghia. Non possiamo identificare nessuno di ciò, niente di tutto ciò. Questa la volevo tenere per affetto, vero? Mi è passato l'affetto per questa cosa. Allora, lui è un ranger a livello superiore, tiri salvezza molto migliorati, competenza generale con le armi 1. Allora, noi abbiamo l'alabarda 2, l'arco lungo 2, stile a due armi 2. A due armi? No, tesoro, è l'alabarda a due armi, fammi capire. Ti do la spada lunga, giusto perché è probabile che ne incontreremo tantissime di spade lunghe. Ok. Dispiace. Sì, lo so, Edwin, anche io sono molto infastidita da questa da questo aumento di reputazione improvviso, incosciente e assolutamente non desiderato. Come si fa ad abbassare la reputazione in questo gioco? Maledizione. È una cosa un po' frustrante, onestamente. Lupo del terrore. Allora, forse possiamo farcela uccidere il lupo del terrore. Forse. Ti prego, non uccidere uno dei miei. Grazie. Bene. Spero che quando uccideremo di una cosa... si abbasserà la nostra reputazione, perché non... è veramente una cosa frustrante. Andiamo giù. Chissà in che area sono finita. Non me la ricordo per nulla quest'area, devo dire. Scoiattolo, scoiattolo. Possiamo passare di qua in qualche modo. Qua c'è la cascata. Qua c'è un altro lupo del terrore. Lupo feroce. Qua c'è una caverna dove sicuramente troveremo altre povere bestiole da uccidere. Ovviamente non ho potuto salvare perché c'era il combattimento. Ti dispiace prendere tu le cose? Sì, se la mia personaggio si toglie. Ok. Come possiamo arrivare di qua? Posso andare da questo lato? Forse dovevo andare da sopra, fare il giro così, vabbè, ormai. Ok, posso comunque passare. Qui c'è la cascata. Dietro qui c'è un gatto morto. Oh! Potevo fare qualcosa con questo gattino morto? Amore. Ricordavo il gattino, ma non ricordavo fosse qui. E non ricordo che dobbiamo farci. Cosa c'è qua? Drien. Ma sapete che sono stata un po' sciocca? Forse avrei dovuto uccidere la Driade. Pixie, la mia gattina, stava giocando vicino alla cascata ed è scivolata. Spero solo che stia bene. Oh! È tutto a posto, l'ho già fatto altre volte.
Immagino che il babbo dovrà resuscitarla di nuovo. Ma lol. Ecco, prendi questa pergamena che mi ha dato il babbo. Io non so ancora leggere. No! Per favore, non infierite. Dov'è la reputazione? Dov'era? Non me lo ricordo più. Info combattimento. Abilità. Ed è ancora media. Vabbè, questa missione la volevo fare. No, stai zitto, Kivan. Nobili gesti, adesso ti annego io nella cascata. Sentite, il gattino andava salvato, va bene? La prossima diretta che incontriamo la uccidiamo, senza pietà, proprio a freddo, così, pa! È difficile gestire un gruppo di persone non buone in questo posto dove ogni cosa ti aumenta la reputazione. Lo vogliono capire che sono una psicotica? Faccio le cose per le ricompense, non per il benessere della città. Cosa ci siamo mangiati qua? C'è qualcosa qui? In verità credo di no. Qua che cosa c'era? Ah, lo gnomo. Andiamo da questa parte. Datemi qualcuno da uccidere. Oh my god. Volevo qualcuno di innocente da uccidere, non degli gnoll. Forza e coraggio. Kagain, vieni qua. Perdonami, se ho costretto te a fare questo ingrato compito. Adesso, più o meno in che direzione dovremmo... Ah, qui c'è una gnola amichevole. Roar, spregevole fortezza, se stai andando laggiù, conquistala! A quale fortezza ti riferisci? La fortezza ovest, volevo arrostire la prigioniera, ma gli altri preferivano lasciare... Come parla questo? Che... Vivere in quella prigione, pazzi! E ora i miei stessi fratelli mi obbligano all'esilio dal mio clan. Ascolta me, assaggerò la sua carne. Possiamo ucciderlo? Ma questo è un ognolo, quindi anche se lo uccidiamo non perderemo reputazione, va bene. Il fatto è che io voglio avere una reputazione media. Non voglio avere necessariamente una reputazione cattiva. Non voglio uccidere delle persone... Dicevo, non voglio uccidere persone così, a random. Ma non credo che semplicemente perché faccio cose in cambio di altre cose merito che la mia reputazione salga. Non merito ciò. Non è assolutamente giusto né corretto. Tu sei passata di livello, sono contenta. Incantesimi addizionali di livello 2, 1. Bellissimo. Quindi tu adesso abbiamo un incantesimo di livello 2. Bene, bene, bene. Direi ma il blocca persone, credo. E io ricordo che usavo spesso la lama fiammeggiante, ma anche il martello spirituale credo vada bene. La lama fiammeggiante però fa... Mettiamoci la lama fiammeggiante. Oh, abbiamo un altro incantesimo ancora. O quindi avevamo già qualche incantesimo di livello 2. Io non me ne ero accorta. È interessante questo fatto. Scegliamo pelle coriacea, forse. Perché no? Benissimo, ora da che parte dobbiamo andare per arrivare? In teoria dobbiamo andare di qua. Possiamo uscire da questa parte? Io credo che non possiamo uscire da questa parte, ragazzi. Penso che dobbiamo fare il giro, io non voglio fare il giro.
Vabbè, qui possiamo andare, ma non è mio interesse andare qui. Ah, possiamo. Ah, ecco qua. Eccoci arrivati alla fortezza degli Ignolo. Quindi l'area che ricordavo io deve essere a nord di qua, e forse dovevo arrivarci da un'area qui, non lo so, vabbè, non ha importanza. Comunque direi che abbiamo giocato un sacco, quindi possiamo fermarci qui, perché la fortezza è un pochino impegnativa, e poi appunto volevo andare qui e vedere cosa c'è, insomma, se c'è l'area che mi ricordo io. Quindi per ora ci fermiamo in questo punto. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguita, spero che vi siate divertiti, lasciatemi un commento se il video vi è piaciuto e se avete suggerimenti o se vedete che mi sono persa qualcosa per strada, perché torno volentieri indietro. E per tutti quanti ci vediamo alla prossima, ciao!